Allora, raga, oggi si legge di una possibile tensione Ibra-Redbird e quindi dobbiamo andarne assolutamente a parlare, come discorso a mio avviso molto interessante, molto importante, e ciò che ha detto Boban, un simbolo del Milan, un vero milanista, un uomo che in questo Milan servirebbe tantissimo perché è di grande cultura e di calcio ne sa. Un Boban che ovviamente è un personaggio scomodo, è stato un personaggio scomodo per Elliot e infatti è stato cacciato, ma sarebbe comunque un personaggio scomodo per questa società. Perché? Perché vorrebbe riportare il Milan in alto, perché voleva un Milan che tornasse a vincere sia in campionato che in Europa, cosa che a questa società e alla società precedente interessava praticamente zero. Quindi dobbiamo andare assolutamente a parlare di questi argomenti, ma prima vi invito a iscrivervi al canale come sempre e soprattutto a lasciare un pollice in su, mi raccomando, un pollice su non costa nulla. Una breve spolverata per quanto riguarda la tensione Ibrahimovic-Redbird, che se fosse confermata è quello che comunque noi tutti ci aspettavamo, cioè a questa società cardinale Furlani gli serve un capo espiatorio, serve un parafulmine. I parafulmini di questo Milan saranno chiaramente e certamente Fonseca e Ibrahimovic. La cosa che a me stupisce parecchio e mi innervosisce è il fatto che un uomo, un personaggio del carisma di Zlatan Ibrahimovic abbia accettato un ruolo del genere e soprattutto non abbia capito che sarebbe stato utilizzato da questa società come parafulmine. Si è appecorato e ha accettato qualsiasi cosa che Cardinale gli ha proposto, spacciandola a noi tifosi come un progetto straordinario, che di straordinario a oggi ha zero. Parlano di possibili tensioni per il caso Camarda, per il caso Abate. E perché? Perché per il caso Camarda dicono che è stata colpa di Ibrahimovic se si è prolungato fino a giugno, creando tensioni con la gente, quando a mio avviso il problema lì è stato richiesta alta di Camarda. La società inizialmente non voleva sganciare il grano, poi si è accorta invece che se non volevi perderlo a zero il grano dovevi tirarlo fuori. Caso la questione che ha rinnovato il contratto prima a suo figlio e poi a Camarda, invece questa è una questione imbarazzante, una questione che sarà lo stesso Ibrahimovic a dover spiegare, anche se probabilmente se suo figlio a oggi non è una pedina importante del nostro Milan, gli ha proposto un rinnovo base e quindi ha firmato abbastanza velocemente, Camarda aveva tutt'altre pretese. Questo oggi, questo cellulare mi sta dando l'appoggio, mi sta dando problemi. Comunque, torniamo a noi. Capitolo Abate, lo sapete anche voi, problematiche tra i due. Abate è stato mandato via e alla fine è andato alla Ternana. Il papà di Abate è passato dalla primavera al Milan femminile e poi licenziato senza preavviso. Quindi un'altra cosa fastidiosa. Sarà stata colpa di Ibrahimovic? Non lo so, lo sanno sicuramente meglio in società. Ma detto questo, dei risultati negativi che il Milan sta avendo non servono parafulmini, non siamo così stupidi. Devono rispondere in primis Cardinali, che fa le scelte, e dopo Ibrahimovic, perché Ibrahimovic ci ha messo la faccia e deve pagare anche Ibra, Furlani e Moncada, che non si, e l'ultimo di tutti sarà Fonseca, che non si usi solo la figura di Ibrahimovic e magari un giorno ci si sciacqua le mani mandando via Ibrahimovic e Fonseca. Se si fallisce in gruppo, e quando poi bisogna prendere i provvedimenti, via tutti, via. Se quest'anno si fallisce, via tutti. Mi auguro che non si fallisce. Le parole di Boban, parole molto interessanti, parole molto importanti. Boban è il Milan, rappresenta il milanismo, è una persona che aveva a cuore il Milan e per avere troppo a cuore il Milan è stato licenziato. Un Boban che dice delle cose importantissime, però voglio partire dall'ultima, la cosa più importante. Anzi no. Andiamo in ordine così vi tengo sulle spine e arrivate a vedere il video fino in fondo. La prima cosa,
rispetto il lavoro di Fonseca che ha fatto allo Shakhtar, a Lille, a inizio della sua avventura alla Roma. Però e bisogna dargli tempo. La cosa che lui non capisce è perché un allenatore comunque che ha fatto abbastanza bene in queste società, mostrando anche del bel calcio, non abbia ancora capito che questa squadra deve strutturalmente per forza giocare con un 4-3-3, perché Reinders non può giocare nel centrocampo a 2, e infatti andrebbe spostato leggermente più avanti, perché Loftus-Cheek non è creativo e non è un trequartista ed è una mezzala, così come Musa, così come il centrocampo del Milan, che è costruito per un 4-3-3. Quindi, e che potrebbe rendere molto di più con questo 4-3-3. Io dico sempre che sì, è vero, questa squadra è piena di mezzali, dovrebbe giocare col 4-3-3, ma sono convinto che se non cambia la mentalità di questa squadra, la mentalità vuol dire la voglia di sì attaccare, ma anche essere squadra nella fase difensiva, quindi andare a conquistare i palloni e andare soprattutto a difendere come gruppo. Se non cambia questa mentalità e pensiamo solo ad attaccare, poi non torna nessuno, nessuno fa il sacrificio di correre indietro, puoi giocare col 4-3-3, col 4-4-2, col 3-5-2, con lo schema di Fonseca di oggi, e sempre male vai. Su Teo Leao dice che hanno sbagliato, però poi hanno cambiato la gara, e anche su questo gli do ragione. Hanno sbagliato, andavano puniti, però poi andavano anche recuperati, perché raga, potete dire quello che volete, mettiamoli anche in tribuna, puniamoli, mettiamoli in tribuna per un mese, poi vediamo come siamo messi in classifica. Purtroppo quelli forti della nostra squadra sono quelli, e quindi poi vanno mentalmente recuperati, ripartire, si perdona, si va avanti, l'importante è non continuare a fare i minchioni, sennò dovete andare fuori dalle palle. Ibra è un genio e lo ringrazio a vita, perché per amore del Milan accettò di tornare cambiando la storia recente rossonera. Fermiamoci a questo punto, è per quello che io dico, non usate Ibra come parafulmine. Ibra io non lo difendo più, ha le sue colpe perché ha accettato e si è messo a pecora a Cardinale, ma non è l'unico problema del Milan. Il problema del Milan prima è Gerry, poi tutti gli altri. Però Ibra è arrivato al Milan, ha accettato il Milan quando da calciatore, e io come calciatore lo rispetto, perché se abbiamo vinto quel campionato non è grazie a Stefano Pioli, è grazie a Zlatan Ibrahimovic. Non ho capito cosa fa, quali sono le sue competenze, quali sono le sue responsabilità, spero che le abbia capite lui. Verrà giudicato lui, non Moncada o Furlani. Cioè la questione che a me fa specie, appunto, che dicevo anche prima, è che uno come Zlatan Ibrahimovic non ha capito perché fanno parlare sempre lui, perché sperano e sanno che è l'unico che potrebbe imbuonirsi i tifosi, perché se la stessa campagna acquisti andava a parlare Furlani, lo prendevano a pesci in faccia, invece con Ibra dici mi fido di Ibra. Questo è stato il volto di Ibrahimovic, è stato utilizzato dalla società, ma come l'abbiamo capito noi, e non glielo perdoniamo, perché un vincente come lui non doveva accettare di fare questi giochini, doveva rifiutare o doveva dire o mi dai carta bianca e andiamo a comprare i campioni per vincere, o se no io la mia faccia non ce la metto. Invece lui ce l'ha messa perché gli è piaciuto lo stipendio che gli dava Cardinale. Però lui deve capire che alla fine, se le cose andranno male, Cardinale, Moncada, Furlani purgheranno lui, come oggi è successo con la scritta tensione Ibra Redbird, a noi che ci frega di quello che è successo con Camarda, l'importante è che ha rinnovato. Di Abate non mi interessa, cioè a me interessa che stiamo andando male in campionato, quello, chi deve pagare, solo Zlatan, troppo troppo comodo, e lui farebbe davvero una figuraccia, ma non per i risultati, la figuraccia del pollo, per non dire altro. Detto questo, l'ultima fase, che per me è la più importante, perché è sacrosanta verità quello che dice Boban. Errore madonnale smantellare la rosa dello scudetto, perché da quelle basi si poteva costruire qualcosa di importante. Raga, e che dire di queste frasi?
sono cose che abbiamo sempre riportato su questo canale. Perché? Perché io ero contrario nella non rinnovo a che sì, perché io ho sempre detto, raga, adesso facciamo un ragionamento, partendo da ciò che ha detto Boban, uno che, ripeto, di calcio ne sa. In porta noi avevamo Magic Mike l'anno dello scudetto, è stato riconfermato. A oggi però, negli 11 titolari, quanti sono stati confermati di quella squadra dello scudetto? 2 anni sono passati, 2 campionati, quello che ha vinto il Napoli, quello che ha vinto l'Inter. Sono stati confermati negli 11 titolari Meunier, Tomori, Teo Hernandez, scusate perché mai non si è sentito bene, Brioche si è arrabbiata. Meunier, Tomori, Teo Hernandez, Rafa Leao, solo 4 giocatori. Squadra dello scudetto, cosa dovevi fare? Una dirigenza capace. Meunier confermato, ok. Teo Hernandez confermato, ok. Tomori avevamo, Tomori, Kalulu, difesa, i 2 centrali, Calabria. In panchina, Romagnoli, Kier. Allora, tu cosa facevi? Da quella difesa lì confermavi i 4, il primo anno confermavi i 4, quindi rinnovavi a Romagnoli. Volevi andarti a prendere Ciao? Andavi a prendere Ciao. L'unica cosa che dovevi fare di importante era sostituire Calabria. Cosa non fatta? Se noi andavamo avanti, Teo Hernandez, Tomori, Kalulu e Romagnoli e come si dice, e andavamo a prendere un terzino destro forte, avevamo una difesa nettamente migliorata. Romagnoli sostituiva Kalulu quando non stava bene, ma Romagnoli a oggi, visto e considerato che mi ricordo com'era, è meglio sia di Ciao che del Kier Zoppo dell'anno scorso. Centrocampo, avevamo Tomori, avevamo Tonali, Benasser e Kessi. Quel blocco andava confermato in pieno, tutto il blocco, e lì non dovevi fare niente, dovevi andare a trovare, magari scovare 2 giovani da mettere in panchina interessanti che crescevano. Sulla destra avevamo Salamaker e Messias, bastava mandare via Messias e prendere Pulisic, un cambio, e avevi Salamaker come riserva. Dall'altro lato avevi Rafa Leao, bastava andare a prendere un vice Rafa Leao. Di punta c'avevi Giroud, andavi a prendere l'altro attaccante da fare da sostituto a Oliver Giroud. Avevi 4-5 giocatori da prendere, non da smantellare la squadra titolare. Bastava fare i rinnovi e ogni anno inserire giocatori sia per la panchina per renderla più forte e sistemare il terzino destro, l'esterno destro, la punta e un difensore centrale. Invece noi abbiamo fatto rivoluzioni, confusioni su confusioni che hanno portato a rinforzare la squadra, magari un pelo rispetto a quella dello scudetto, un pelino, forse l'abbiamo rinforzato, ma gli altri si sono rinforzati molto di più e tu non hai vinto niente. È per questo che dico, cioè arriviamo da anni di incompetenza, quando invece il lavoro era molto più semplice. Base ottima, quella dello scudetto, rinnovi di contratto, inserimento di giocatori un po' più forti, basta. Invece noi abbiamo smantellato interamente il centrocampo, che era l'unico posto dove non bisognava toccare niente perché era fortissimo. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.